Giuseppe Postiglione vi dà il benvenuto su Radio Potenza Centrale con Comunicare per Cambiare, un modo per orientare le politiche verso i reali problemi della gente per l'attuazione del bene comune attraverso la nostra comunicazione di prossimità. E quest'oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere nostro ospite il già ministro della difesa, il senatore Mario Mauro, che mantenendo la promessa che ci aveva fatto in occasione dell'ultimo intervista a Roma, quando fu inaugurata la stagione dei popolari per l'Italia, aveva promesso ai nostri microfoni di ritornare nostro ospite e di venire in Basilicata per approfondire i temi che riguardano la politica anche locale. Per cui diamo un benvenuto e ringraziamo ai nostri microfoni il senatore Mario Mauro. Io sono particolarmente felice di essere oggi qui a Potenza e nel pomeriggio a Matera, perché in un momento in cui la nostra opinione pubblica si interroga sul fatto se valga o meno la pena stare in Europa e in Europa continuare la sfida che da sempre abbiamo intrapreso di pace e sviluppo, credo che forse il destino di questo territorio più di ogni altro possa rappresentare come l'Europa sia un'opportunità per quello che negli anni passati si è stati capaci di costruire, soprattutto utilizzando le risorse legate all'obiettivo 1, e oggi rappresenta invece, d'altro canto, tutte le perplessità se questo non potrà ancora essere una volta conseguito nel momento in cui non c'è classe dirigente che sappia riproporre il senso di quella sfida. In fondo la nostra presenza, la presenza dei popolari per l'Italia, vuole ricordare questo, che l'Europa che ha funzionato e che funziona è l'Europa con una matrice chiaramente popolare, cioè quella che, legandosi alla visione di De Gasperi, di Adenauer, di Schuman, ha saputo tirar fuori dai guai l'Europa dopo la guerra e nello stesso tempo riportare prosperità e sviluppo. Oggi quell'accento di verità, di bellezza, sembra quasi essersi perso, sembra essersi smarrito. Noi vorremmo ritrovare questo filone, questo filo rosso che porta verso un orizzonte buono, che è quello che dà motivazione a una generazione per mettere su casa, mettere su famiglia, mettere al mondo dei figli e accettare la sfida che è legata ai temi del lavoro e dell'impresa. Ci crediamo molto, ci crediamo profondamente, pensiamo che gli euroscettici non abbiano buone idee, pensiamo invece che chi si dice euro convinto debba saperlo dimostrare andando a fondo delle proprie convinzioni e mettendo in discussione se stesso, ma soprattutto riproponendo la sfida buona per il destino di una generazione. Comunicare per Cambiare è il contenitore informativo di Radio Potenza Centrale, la radio che oltre a sentirsi si vede e che irradia il proprio segnale con le proprie frequenze su un vasto territorio interregionale ed in streaming un po' in tutto il mondo. A tal proposito colgo l'occasione per salutare anche gli amici ministro che ci seguono da San Giovanni Rotondo, la sua San Giovanni Rotondo, e che sono davvero tanti. E a proposito di questo, l'ultima volta ci eravamo lasciati sì con l'impegno di riaggiornarci ai nostri microfoni sulle vicende che riguardavano le elezioni europee, ma anche e soprattutto quelle che riguardavano le amministrative, perché di qui a breve si voterà in molti comuni lucani dove i popolari per l'Italia certamente non faranno mancare la propria presenza anche con obiettivi importanti di qui ai prossimi mesi. Questo è l'impegno dei prossimi giorni proprio, e giorno dopo giorno credo che è quello che il nostro aspetto distintivo e caratteristico, cioè ricreare una comunità in cui il popolo si sente protagonista, sia il viatico per ottenere un importante risultato elettorale anche nelle comunali di Potenza e in genere nella tornata di amministrative che si svolgerà a partire dal 25 di maggio. Ci pare di capire dunque che i popolari per l'Italia andranno con una propria sigla autonoma alle amministrative, mentre stanno pensando ad un contenitore comune che aggreghi tutte le forze moderate e di ispirazione popolare. Ma guardi, noi abbiamo un 50% della popolazione italiana che non vota in questo momento, scelta populista che ha fatto la scelta di non credere più in niente. Io credo che tutti i moderati liberali, popolari, riformisti italiani debbano essere rimessi insieme, e noi ci siamo messi proprio per questo e sono convinto che otterremo un buon risultato. Ringraziamo il ministro Mauro che è stato ospite ai nostri microfoni di Comunicare per Cambiare, un modo per orientare le politiche verso i reali problemi della gente per l'attuazione del bene comune attraverso la comunicazione di prossimità di Radio Potenza Centrale, da un'idea del nostro direttore editoriale Vincenzo Giuliano. Giuseppe Postiglione vi ringrazia e la linea torna alla regia.